E siamo venuti proprio a cercargli dietro le quinte, Francesco Scimemi e Carlo Caneba, gli ospiti d'onore di questa serata a Borgata Costiera. Che cosa dire? Cosa ci aspettiamo per questa serata? Allora, io stasera faccio Massimo Spata, mi travesto da Massimo Spata perché amo il pesce spada. Ah, non sei Massimo Spata? No, non sono Massimo. Chi sei? Mi chiamo Caneba, una Caneba al giorno leva il medico di torno. Sì, è un antistaminico il Caneba, prendetelo, 4 mg. È un antibiotico. Infatti dobbiamo assolutamente dire che Carlo Caneba è stata una piacevolissima sorpresa e che ovviamente il pubblico sta fremendo proprio perché aspetta la tua esibizione. Francesco Scimemi, ti abbiamo seguito in questi anni per la tua magia mista anche a comicità. Cosa ci aspettiamo questa sera? Sempre le stesse cose, sempre quelle faccio io, magicomio da 40 anni. E comunque devo dire che la piazza è molto bella, aprirà Carlo perché dice che, ha quella... Tornare a casa. Sì, no, perché domani c'ha dei creditori che deve coprire e io invece rimango per evitare i creditori. Quindi vi aspettiamo Borgata Costiera e... no, vi aspettiamo. Sì. Certo, siamo tutti qua, già stiamo aspettando, anzi vi stanno aspettando. Siamo prontissimi, anzi io devo scappare perché tocca Vai. A me. No, dici sempre così quando devi andare in bagno. No, l'ho già andato. Già sicuro? Ho messo tutto, assorbente, tutto, però devo andare. Che dici? Ma se non si dicono... Arrivederci. Borgata. Si usano. Festa del pane e della pasta. Festa del pane, del pane e della pasta. Pasta. Del carboidrato. Ciao. Non l'abbiamo fatta parlare completamente. Ciao tesoro. Ciao. E siamo con Alessia Lee, una cantante bravissima che sia ieri che oggi si è esibita per la festa del pane e della pasta. Come potete vedere, Alessia viene da molto lontano. Vengo dal Vietnam. Buonasera a tutti. E mi dicevi che nel corso della tua vita universitaria poi ti sei innamorata di Mazara del Vallo, tanto da decidere di trasferirti qui e nel frattempo continuare questa tua passione. Sì, io mi sono laureata a Palermo e poi ho trovato un'occasione sinceramente di lavoro e ho iniziato, però veramente Mazara è un posto bellissimo, mi sono innamorata della gente, del posto e sono rimasta qua. Cosa ti è piaciuto invece della festa del pane e della pasta? Della festa del pane e della pasta, cioè mi piacciono tutte cose, cioè mi piace tutto, il pane, la salsiccia, la pasta, tutto. Io sono un amante del mangiare, cioè soprattutto della pasta. Abbiamo visto tutti quanti che le persone ti hanno accolto con grande calore e che sono piaciute tantissimo le tue esibizioni. Stasera canterò di nuovo una canzone, spero che piacerà a tutti, che è Listen di Beyoncé, mi ci metterò tutto. E questa sera siamo con WM, ospite d'onore alla festa del pane e della pasta e giovane promessa della voce mazzarese e della musica comunque italiana, direttamente da Sanremo Young. Tanta emozione per questa esibizione? Sì, macchina già mi era salita un pochettino l'ansia, ora qui vedendo quante persone ci sono, pur essendo stata su Rai 1 l'emozione è sempre quella, soprattutto perché qui sono i miei concittadini, la mia città, è un'altra emozione. Progetti per il futuro? Sto studiando, sto cercando di lavorare pure su un inedito da lanciare qui perché comunque ormai mi conoscono e penso di andare sempre avanti perché questo è quello che voglio fare. Ti abbiamo vista entrare e subito tutti ti hanno riconosciuto, ti hanno salutato, senti il calore del pubblico? Sì, lo sento tantissimo anche perché molte ragazzine mi hanno fermato per fare la foto ed è una cosa bellissima anche perché mi fermano per i complimenti, salutarmi, è comunque bello. E allora ti facciamo tanti complimenti, tanti auguri per il futuro e a breve la vedremo sul palco. E siamo col dottor Massimo Russo che a breve salirà sul palco per ricevere un grandissimo premio, una grandissima riconoscenza, il premio sull'Anna d'Oro, un premio che nasce per l'impegno speso per la legalità ma anche per l'interesse nei confronti del territorio, non solo mazzarese, non solo locale, ma anche dell'intera regione. Come ci si sente? Ma emozionato e contento per un riconoscimento che viene dalla mia comunità che purtroppo ho lasciato ormai da oltre 20 anni e quindi ritorno volentieri e volentieri, come dire, prendo atto del ricordo dei miei concittadini e poi Costiera mi ricorda molto i miei zii, la mia nonna, la mia infanzia e quindi torno a casa, torno tra la mia gente e al di là del riconoscimento per quello che uno ha fatto c'è il piacere di stare in mezzo ai propri concittadini e vivere con loro, attraverso loro, un momento dell'infanzia che è sempre un periodo bello della propria vita.
La festa del pane e della pasta è giunta quest'anno alla sua quarta edizione, anno dopo anno si sono aggiunti i tasselli sia in termini di qualità, di cultura e di arte. Lei che cosa pensa di questa manifestazione? Ma sicuramente è una bella manifestazione, è la prima che io vivo direttamente, ne ho sentito parlare, ho letto qualcosa, so che ci sono degli infaticabili organizzatori che hanno messo su quest'idea. Mi piace l'idea di fare una festa sul pane, che è in fondo l'alimento fondamentale, almeno per noi, un alimento fatto di cose semplici, acqua, farina, lievito, come dovrebbe essere la vita di chi con la semplicità vuole anche contribuire al cambiamento. Ecco, il pane è anche la metafora di un impegno civile, politico, che si fa appunto con le cose essenziali e ci riporta all'idea dell'essenzialità per costruire un futuro migliore quando magari il presente è complicato da vivere.